Si può già sapere contro chi siamo agli ottavi? Andiamo a vedere. Campionato tanto è perso, quindi... No, non si può ancora sapere, sennò mi darebbe già l'avversaria. Ottimo, dai ragazzi, dopo queste prime due partite vediamo se la tempesta è terminata e vediamo se con lo Stoccarda possiamo tornare ad essere noi. Stoccarda è undicesimo. È incredibile come siamo molto superiori al Borussia Dortmund e all'Lipsia, ma c'è il Bayern Monaco che è già più 8. Cioè, gli altri anni invece il Bayern Monaco alcune volte nemmeno vinceva. Comunque qua c'è la neve, perfetto, dai, almeno ci facciamo 4 risate e mettiamo finalmente gli occhialini e cambiamo aria. Allora, vediamo se sarà neve opaca o lucida qua all'Elblau Stadion per questa partita di Bundesliga. Risposta già la sapete, scontato. Uno a zero, subito al quarto minuto. Oh, la neve per il momento porta bene. Tipo questo qua di galoppo, tiro debolissimo, gol. Boh. Selke. Wolf 2-0, siamo partiti col piede giusto, bravi ragazzi, tanto non ci sono mezze misure, cioè se giochiamo come sappiamo e ci danno la possibilità di esprimere il nostro gioco siamo devastanti. Stiamo aspettando di poter dare il colpo del KO, sapete che comunque 2-0 così all'inizio, poi bisogna stare attenti a tenere la partita, occhio. Bravo Sikè, grande chiusura. Non l'ho capita, ma è rimasta in campo, attenzione. Miracolo qua, Selke si dispera, voleva il gol. L'aveva tenuta lì, Audero. Yeboah. Angolo, stiamo giocando solo noi. Angolo, vediamo se ci arriva galoppo, no. Daoud, miracolo ancora di Audero. Eurogol dell'Azzurra Dortmund, niente da dire. Ci sono già i pallottolieri che stanno contando il numero dei passi, cioè scusate, il numero dei passaggi che ha fatto l'Azzurra prima di questo gol. Quasi tutti i passaggi di prima. Un gioco più blaugrana. Un gioco più... con calcio con la U, diciamo. Che poi, per le condizioni meteo, non era neanche così facile. E qua arriva il palo di Frattesi. Pressing pure sull'uomo. Sul 3-0, ancora ad aggredire, ancora a pressare. Incredibile, ragazzi, questa squadra. Lo so, qua arriva il gol sul giocatore che era marcato da Pirola. 1-0, gol di Pellegrini. Cioè 1-0, sì, 1-3. Siamo in vantaggio, grazie al cielo, sai. I nostri 3 gol per fortuna ci sono. Sapete che è un po' loco Lombardo. Famoso loco Lombardo. Tenta giochettini quando non deve. Va bene ragazzi, finita. Dai, peccato aver concesso quel gol, perché per l'obiettivo della dirigenza serviva la porta inviolata. Però sai, quando fai 15 tiri e fai 3 gol bellissimi, puoi anche concederlo il gol. A noi non ci interessa tanto difendere, ci interessa fare un gol in più dell'avversario. Però ragazzi, adesso c'è una grande sfida. Piccola cosa intanto da segnalare: il Bayern Monaco ha perso perché è tornato a solo più 6 e vincendo contro di loro lo scontro diretto arriveremmo a meno 3. Quindi vedete come nel gioco, alla fine, nella giostra, alla fine se riesci a starci aggrappato dentro poi ce la puoi ancora fare. Ok, benissimo, allora Broia, Yeboah, Wolf, è stanco Frattesi dentro Zorgan, Daoud lo voglio, Galoppo lo voglio anche se non è al massimo, va bene Rossi, però Zimanchko intoccabili, sì che do un'altra chance ad Altai, voglio portarmi dietro Martel nel caso ci servisse un CDC, poi Netz è già stanco dentro Fumo, basta, andiamo a vedere i sorteggi della Champions. Nel frattempo in Champions, Dinamo Kiev, oh madonna.
E dove giochiamo? Campo neutro. Comunque, ragazzi, ottavi molto fortunati. Perché dico fortunati? Perché sapete che qua è tutto reverse. Cioè, se beccavamo il Paris Saint-Germain era da gioire, beccando la Dinamo si rischia. Quindi, in realtà, nel calcio quello vero, direi, abbiamo avuto fortuna. Allora, ragazzi, sembra fatto apposta, però. Cioè, ditemi da quando la Lokomotiv Mosca e la Dinamo Kiev arrivavano agli ottavi di Champions. Stavolta, per par condicio, una per parte. Abbiamo Olympique Lione, United, Borussia Dortmund, Atletico, bella partita. Mosca Milan, Benfica Liverpool, comunque tutte queste quattro hanno già più o meno un favorito, solo Borussia Atletico è combattuta secondo me. E poi abbiamo City Bayern Monaco, che è una finale, Real Madrid Inter, Paris Saint Germain Barcellona, e noi andremo a Kiev a giocarcela per i quarti. Sorteggio che, guardando sulla carta le formazioni, ci sorride. Comunque noi anche vincendo resteremmo terzi, eh? Speriamo in un crollo del Francoforte, perché qua anche vincendo, ripeto, rimaniamo a meno uno da loro, però l'obiettivo adesso è guardare al Bayern Monaco, quindi questa è una partita che vale tutto, è una partita da 6 punti. Loro hanno una bella squadra, Kimmich, Gravenberg sono veramente forti insieme, Van de Voort fra i pali, vorrei sapere quant'è, Jones, Coman, stiamo molto attenti ragazzi, attentissimi a quei due, poi Gabriel Jesus con Correa, strana questa squadra. Va bene ragazzi, ci siamo, carichi, tienilo largo. Tiro! Paraltai, dai, sveglia, sveglia fra i pali. Tiro, chiude Daoud, benissimo ragazzi, ripartiamo. Galoppo, tienila un po'. Troppo presto ancora. Sì, Wolf. 1-0, sul contropiede, col gol della merda, questo serve, questo serviva. E qua ho sbagliato la tazzina e c'è un'esultanza irriverente di Kelvin. Viene anche spinto dai compagni, dice non facciamo queste sciocchezze nel loro stadio che ci fischiano. Brutto gesto qua il nostro capitano, pazienza, andiamo avanti. Dai broia, cazzo, mi sembra immorata, forza, sveglia. Largo per Wolf, che punta Nianzulo, supera. Wolf, tiro. Brutta, occhio a Correa. Tiro, Paraltai, qua grande parata. È andato giù velocissimo. Contropiede, Wolf, le squadre sono spaccate, siamo al quarantesimo. Vediamo se c'è ancora Yeboah. Yeboah, cicca la palla di testa. Sì che riparte Belga, grande intervento qua su James. Galoppo, e vedo Broia partire, il cross è sbagliato, anche attenzione anche il suo intervento. Zorgan è la sua mattonella, la mattonella di Kasami, mi viene da piangere se ci penso a Kasami. Sulle fasce, mo leggo Jones, chiaro che mi viene da confonderlo. Occhio, traversa. Yeboah, Yeboah, Broia, gol, 0-2, su due contropiedi meravigliosi, prima mani nei capelli e poi l'Aquila albanese, colto Tirana. Qua ho aspettato un attimo, l'ho poggiata e poi ho detto, ok, la piazzo, qua brutto. Occhio, Curtis Jones. Daoud, mamma mia ragazzi, Daoud, sì che chiude, Gaudino spazza,
fischio finale! 0-2 in casa dell'avversario! Una vittoria pesantissima che riapre il campionato! Grandi ragazzi! Partita bella, ragionata, di testa, abbiamo fatto anche più tiri di loro alla fine, eh? Possesso palla 52-48 per chi ci dà dei catenacciari, perché poi loro parlano, eh? Comunque beh, abbiamo riaperto anche all'Eintracht Francoforte che ci ringrazia, ma io sto ancora aspettando che il gioco faccia il suo lavoro, visto che con noi lo fa sempre, di riequilibrare la classifica. Infatti perde, rimane a 34 con l'Arminia, ragazzi, si simula con l'Arminia, se giochiamo è persa. Dai, andiamo a perdere con l'Arminia Bielefeld, dove però cerchiamo di cambiare almeno la maglia, perché ok che devo perdere, ma almeno vedere il campo mi piacerebbe. Alla fine abbiamo Yeboah, Selke, Wolf, Netz, Sike, Anchko, Zima, Altai, Daoud sta giocando molto bene, Frattesi, Galoppo sono molto forti. Io direi un po' di coraggio e si va, ragazzi. Wolf! Mamma mia, ragazzi, che inserimento aveva fatto Wolf! Mamma mia, Wolf! Mamma mia, Wolf, cosa aveva fatto? Contropiede. Lo tiene in gioco, stranamente, Netz. Tiro gol, 1-0 per lui. Yeboah, gol, 1-1. Qua arriva la danza. Niente, si è dato alle danze, Yeboah. Il tiro, gol, subito 2-1. Una squadra che ho sempre temuto molto, la loro. Yeboah. Subito 2-2. Niente, ragazzi. Come si fa la tazzina di tè, cazzo? Grande Kevin, li sbeffeggia. Loro è in mezzo al campo che c'hanno sto rombo stretto, non si riesce a passare coi centrocampisti e poi fanno la tattica del contropiede, attaccano in tanti quando fanno il contropiede. Hanno una tattica tosta questi. Ok, 2-3. Considerate che non possiamo vincere, quindi ogni volta che segniamo segnano loro subito dopo. Però voglio vedere dove arriviamo. Tipo, anche se fosse tipo 6-5 per loro, 7-6 per loro, voglio vedere dove arriviamo. Gol, 3-3, Frattesi. Vai a prendere la palla. Io non voglio il pareggio, ragazzi. Grandi comunque, grandi. A 3. Io non so veramente se a sto punto è Altai che è buggato, però secondo me è più il discorso che con l'Arminia c'è questo bug. Gol, Yeboah, 4-4. Beh, bella partita, ragazzi, equilibrata. Vediamo come va, se c'è il 5-4 per loro, oppure se riusciamo magari, che ne so, a fare il colpaccio. È tostissima con loro, lo sappiamo. Tiro. Miracolo di Ortega, vai, Yeboah. Wolf. Gol! 5-4, attenzione! Attenzione! Stiamo giocando col diavolo, eh? Questi se si arrabbiano ora è finita. Au! Guardate qua che giocatore fenomenale che è Wolf. Traversa gol. Io terrei così, ragazzi, cioè stanno giocando davvero da Dio. Il tiro. Gol! 5-5. Comunque adesso, secondo me, c'è il bug dell'Arminia, però che Altai non vede più il campo è ovvio. Schiacciati, schiacciati nella nostra area di rigore da una squadra che ci sovrasta! Segnate, vi prego, siamo 5-5. Ma dov'è il realismo? Siamo 5-5. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5. Vincete voi, va bene. Gol, vanno a segnare, ragazzi. Se sbaglia qualcuno. E invece no, 5-5, ragazzi, posso dire, questo forse è il risultato
più importante che abbiamo realizzato in tutta la carriera. Siamo a meno 3 dal Bayern Monaco, ragazzi. Sembra la Serie A. Cioè, abbiamo pareggiato, ma ha pareggiato anche il Bayern e ha perso il Francoforte. Siamo secondi a meno 3. Però col Wolfsburg che sta salendo vorticosamente. Linus Wolf nel frattempo 11 assist, 17 partite. Comunque, ragazzi, oh, cosa ci eravamo detti prima di questa giornata? Saranno 5 partite da vincere. Abbiamo perso 4-1 col Wolfsburg. Abbiamo perso 3-1 col Siviglia. Però poi, ragazzi, abbiamo vinto con lo Stoccarda, vinto con Bayern Monaco e 5-5 con l'Arminia. E adesso siamo alla fine dell'anno a meno 3 dalla vetta. Non siamo messi male, eh? Siamo arrivati agli ottavi di Champions, affronteremo la Dinamo. Resoconto! Ok, ragazzi, ci siamo. Smezza ha un potenziale pazzesco. Vorrei quasi portarlo in prima squadra e fargli giocare anche sprazzi di partita, perché è troppo bello da vedere. Anche se sarebbe più realistico far giocare Becker, però noi che cazzo ce ne frega. Cioè, se ci piace giocare con lui, giochiamo con lui. Allora, arrivo giocatore in precontratto. Arriva Lennart Moser. Friedrich va in prestito. Voigt ceduto in prestito. Comunque, cosa fare con Altai? È già da buttare, secondo voi? O lo proviamo in qualche altra partita? Perché io una cosa chiedo dal portiere. Intanto, ragazzi, scusatemi, è arrivato Oscar Duda, 2.8 milioni di valore in gaggia. È successo? È un 64, 15 anni però è Duda. 15 anni. Lui da allenare COC subito. Secondo me Altai mi ricorda molto la storia di Kepa Arrizabalaga al Chelsea. E poi com'è finita? È finita che ogni tanto fanno giocare uno, ogni tanto fa giocare l'altro, ma che alla fine è diventato un fenomeno Mendy. E io penso che alla fine andrà così anche per noi. Cioè, andrà così che alla fine Scuffet sarà il nostro Mendy, che anche se sulla carta era da sostituire, alla fine rimane il titolare. A questo punto facciamo un lavoro del genere e basta. Cioè, cosa, andiamo a comprare un portiere ogni 6 mesi? Arrivati a sto punto, questo ci sta da fare. O prendiamo Meret o prendiamo Rovella. Non andrei comunque a snaturare troppo la rosa prendendo giocatori che sono in squadre molto forti. Quello che mi sembra figo di Rovella è che è al Marsiglia. Però non abbiamo i fondi, eh. No, allora, ragazzi, con 20 milioni non arriviamo a prendere nessuno, perché vedete che siamo sugli 83 di overall e costano ancora troppo. C'è anche Fagioli al Marsiglia, ma sono scemi? Io farei così: se arrivano offerte, valutiamo. I prestiti: Gasperoni ha già superato Voigt, a Villa va finalmente venduto, Parisis sempre più 2, 72, Kosce è 72, è salito di 2, Friedrich è già salito di 2 al Levante. C'è un Bairami, ragazzi, così a 20 milioni, morbido, che secondo me per il realismo sarebbe emozionante. Segnalo che non sta arrivando nessuna offerta per uno dei nostri giocatori. Duda, cambio, 66 diventa, 66, 15 anni. Ragazzi, qua siamo di fronte a uno bravo, eh. È che mi fa strano non fare mercato. Però, sinceramente, cioè, se c'è da fare un cambio, abbiamo dei problemi a mettere Gaudino, Zorgan, Martel, no. Cioè, secondo me siamo messi bene come squadra. Cioè, manca solo il portiere. Cosa faccio? Prendo Altai e ne prendo un altro. Prendo anche Meret. O faccio così o non prendo nessuno. Io andrei avanti. Se non c'è un mercato in uscita, non c'è un mercato in entrata. Offerta per Martel dell'Ester. Allora, perché accettare Martel all'Ester? Perché lo vai a cambiare. Martel però mi piaceva da pazzi, eh. Cioè, dire che maggior parte delle volte Daoud fa il suo. Se va via Martel, si va su un CDC o difensore centrale arretrato, che in questo caso sarebbe bello se fosse anche italiano. Allora, Martel va via solo se prendo Ricci CDC. Però poi dopo dici e metti Daoud in panchina che sta facendo bene. Cioè, capite che per tenere realismo non bisogna fare acquisti a cazzo. Rovella CDC anche un po' tirata come cosa, io rifiuto. Rifiuto perché Eric Martel mi piace.